A cosa serve studiare la storia dell'arte? Beh, io penso che di sicuro può servirci a riflettere sulla nostra vita e aiutarci a sperare in un mondo migliore, e di questi tempi forse ne abbiamo anche bisogno. Oggi, infatti, vi voglio raccontare di un affresco che si trova nella chiesa di Bagnarripoli, dietro l'altare, della chiesa della Pentecoste, dipinto da Taddeo Gaddi nel 1366. Lo stesso affresco però lo possiamo vedere anche a Firenze, nella chiesa di Ogni Santi. Sì, ragazzi, lo stesso affresco lo possiamo vedere sia a Bagnarripoli che a Firenze. Com'è possibile? Ve lo spiego subito. Taddeo Gaddi dipinse nel 1366 l'affresco che vediamo appunto ad Ogni Santi, che oggi è nella sacrestia, con rappresentata la scena della crocifissione. Vediamo che c'è appunto Gesù in croce, la croce piantata sul Golgota, sopra il teschio di Adamo. Ai suoi lati ci sono Maria e Giovanni, la Maddalena ai piedi della croce, e poi ci sono degli angeli, alcuni di essi stanno raccogliendo il sangue con una coppa, il sangue che esce dalle ferite dei chiodi di Gesù, e poi ci sono il sole e la luna. Venne dipinto da Taddeo Gaddi per un ordine, l'ordine degli umiliati, un ordine che è esistito più o meno tra il 2 e il 500 e che faceva capo alle regole benedettine e cistercensi. Ecco perché ai lati di Maria e di Giovanni vediamo anche San Benedetto e San Bernardo. Taddeo Gaddi non era un pittore qualsiasi, era l'allievo principale di Giotto, quello che stette con lui più tempo. Infatti sappiamo che studiò con lui e lavorò con lui per 24 anni, a partire dal 1313. Imparò proprio tutto da Giotto, a collocare le figure nello spazio, a dargli una fisicità, una monumentalità, a collocarle in un contesto architettonico e a dare un senso narrativo, a creare una storia. Chiaramente però un allievo bravo non è che copia e basta meccanicamente, ci mette anche del suo, e Taddeo in questo fu molto abile nel mettere nella sua arte tanta libertà creativa e tanta fantasia. Infatti lui faceva delle figure più allungate, delle architetture più fantasiose. Pensate che divenne così importante che lui ha dipinto, ad esempio, le storie della Vergine in Santa Croce, delle storie fantastiche, e giusto per darvi un'idea della sua fantasia, andatevi a cercare la presentazione al Tempio di Maria. Oh, ma perché abbiamo due affreschi però? Ne abbiamo due perché semplicemente quello che vediamo ad Ogni Santi è l'affresco che avremmo appunto visto, quello dipinto da Taddeo. Nel corso dei secoli però questo affresco subì notevoli danni, soprattutto dovuti all'umidità, e per questo si rese necessario il restauro, e per questo venne strappato dal muro, restaurato e ricollocato. Ora dovete sapere che la storia del restauro è affascinantissima. All'inizio addirittura si faceva lo stacco a massello, cioè si tagliava il muro col pezzo di affresco che ci interessava, si toglieva e via andare. Poi, durante soprattutto il Settecento, le tecniche sono migliorate e quindi si passa allo stacco della superficie pittorica. E la fase, diciamo, quella più evoluta è proprio lo strappo, in cui si attaccavano delle tele sull'affresco che interessava, si spalmava una colla molto molto forte, e la forza della colla, che via via si asciugava, esercitava una trazione sufficiente per staccare l'affresco dal muro. Potete immaginarvi però che ovviamente veniva staccata la superficie, quella più estrema, quella più vicino a noi. Si parla infatti di decine di micron, di millimetri. Quindi rimaneva, una volta staccata la prima superficie, rimaneva comunque un'impronta sul muro, perché nell'affresco i colori, sapete, si stendono sulla
sull'intonaco fresco penetrano appunto negli strati di intonaco, per cui quando togliamo il primo strato ne rimane un altro, sempre dipinto. Bene, una volta staccata il primo livello, ecco che rimane il secondo, che anch'esso venne strappato. Quindi nella chiesa di Ognissanti abbiamo l'affresco, il primo strato, quello più visibile. Poi il secondo livello staccato venne invece collocato a Bagnoripoli. Quello che noi vediamo quindi è sempre stato dipinto da Taddeo Gaddi, ma è quello che è penetrato appunto negli strati successivi dell'intonaco. Ecco perché infatti sembra più rovinato, sembra più sbiadito, proprio per questo motivo. Perché ci sono il sole e la luna? Il sole e la luna rappresentavano innanzitutto la descrizione del momento proprio della crocifissione, ovvero l'eclissi che si verificò fino alle 3 del pomeriggio. E quindi l'unico modo che nel passato si aveva per rappresentare l'eclissi era appunto mettere contemporaneamente il sole e la luna. Il sole e la luna però rappresentano anche simbolicamente l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento, ovvero il popolo ebraico, la luna, che infatti non a caso il popolo ebraico utilizza il calendario lunare, e tra l'altro la Pasqua viene calcolata appunto alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Quindi possiamo appunto immaginare che si presuppone che la crocifissione avvenne di luna piena. Mentre il sole, il Nuovo Testamento, la Chiesa di Cristo, appunto. Ma c'è anche un altro livello simbolico. La Luna e il Sole rappresentano la nostra temporalità, la ciclicità del tempo. Mentre, appunto, la croce ci rimanda all'eternità, alla vita eterna, quindi temporalità ed eternità. Maria e Giovanni rappresentano la presenza, appunto, rappresentano la Chiesa in un dolore molto raccolto, non esibito, eccessivo, e la Maddalena rappresenta invece il desiderio di chiedere perdono, il desiderio della redenzione dei peccati. Così come dopo il sacrificio della croce, c'è cioè la gioia della risurrezione, così ora a noi che tocca la reclusione forzata, ci sarà presto, speriamo, la gioia del ritorno alla libertà, alla nostra vita di tutti i giorni. Ecco perché vi lascio con le parole di Grazia Montagna di Battistino Bonali.